Amici del Tempio, benvenuti nel mio canale. Oggi in questo video parliamo di Kata Empi. Seguitevi. Kata Empi, volo di rondine. Kata meraviglioso a mio avviso, che rappresenta veramente lo stile Shotokan. Cambi di direzioni veloci, acrobatica e direzioni dall'alto verso il basso molto particolari, che ricordano veramente il volo irregolare della rondine. Come sapete, le rondini non hanno un volo regolare come gli altri uccelli, ma hanno questi andirivieni in altezza, si alzano e si abbassano, e rappresentano tutti i movimenti bellissimi di questo Kata Empi. Kata meraviglioso, cioè si potrebbe parlare in questo Kata in più video, applicazioni, se ne è viste di tutti i colori, ma c'è un passaggio veramente che non mi va giù, su cui veramente parlarne, perché c'è qualcosa che non quadra. In molti lo fanno in un modo, in molti lo fanno in un altro, e addirittura anche in un terzo modo. Quindi bisogna approfondire per forza questo argomento. Seguitemi. Il passaggio in questione che vi voglio rappresentare oggi, non per superbia, ma ve lo faccio vedere in questi spezzoni. È un passaggio molto particolare, quello dei prima dei tre Teisho, Chudan e Gedan. Il classico passaggio Genpi che chiaramente tutti conoscete meglio di me. Questo passaggio qui è molto particolare, ho fatto delle ricerche approfondite e ho trovato addirittura Gichin Funakoshi ed altri karateka molto importanti che lo fanno in un certo modo. Esempio, il grande maestro Sensei Kanazawa, dove non spostava assolutissimamente il piede sinistro prima di questo passaggio per fare il passaggio in Zenkshu Dachi, ma lasciava il piede sinistro fermo e andava avanti col passo destro. Io l'ho sempre praticamente fatto così, però ho scoperto già da diverso tempo, attraverso le gare e anche altri ragazzi che magari vengono in palestra da me, già cinture nere di altri dojo, che fanno questo passaggio di Kata Empi in maniera diversa. Seguitemi. Ho trovato un video importante della vecchia JKA ai tempi del grande Nakayama, dove qualche atleta all'aria aperta lo faceva in questo modo qua, cioè lasciava il piede sinistro fermo e poi mandava avanti il destro, quindi senza spostare granché la posizione. Ho fatto altre ricerche e ho trovato altri grandissimi karateka che lo facevano in maniera diversa. Niente po' di meno che il maestro Asai, dove faceva un mezzo passo, sì, un mezzo passo, spostava leggermente la gamba sinistra e poi mandava avanti molto bene il destro. Lo stesso in un video molto didattico, il grande Kagawa, e niente proprio di che meno che anche il grande Yara, in un video sempre didattico, divulgativo del kata, fa vedere proprio che sposta, diciamo, fa un mezzo passo, una specie di piede scacciapiede, dove richiama la gamba sinistra e va avanti col destro. Quindi già due modi molto diversi di interpretare il kata. Quindi uno lascia il piede sinistro fermo, gli altri invece lo spostano quasi un mezzo passo, diciamo volgarmente un piede scacciapiede, e mandano avanti la gamba destra. Però c'è qualcun altro che lo fa completamente diverso. Un modo completamente nel farlo diverso questo passaggio l'ho trovato nel mondo, nella grande sfera dell'agonismo. WKF Parigi, finalissima World Championship, dove i tre grandi storici italiani, Maurino, Figuccio e Valdesi, addirittura non fanno neanche il mezzo passo, ma uniscono proprio completamente i piedi, quindi spostano il piede sinistro, vanno parallelo al piede destro e poi fanno un passo completamente avanti col destro. Quindi portano proprio l'embusin, trasferiscono proprio l'embusin dalla parte statica, come vi ho fatto vedere io nei miei video prima, e vanno in avanti veramente con un vero e proprio passo in avanti. Tutto questo vi direte: vabbè, io lo faccio così, lo faccio così, ognuno fa come vuole. Sì, certamente ognuno ha il suo filone e il suo perché. Chiaramente bisogna ad ogni passaggio e ad ogni tecnica del kata dare un perché, quindi ognuno in palestra ha il suo perché, quindi il suo embusin, faccio così per questo, faccio così per quest'altro, chiaramente senza ripetere a paperotto faccio così perché mi hanno detto di fare, no, faccio così perché so cosa devo fare. Quindi sicuramente ognuno fa il kata a suo modo e sicuramente va sempre bene. Il problema è un altro, il problema è
le musee. Il problema, come ho fatto, anzi vi lascio un video in descrizione su una tecnica di embusee in particolare che ho fatto in un video precedente, il problema è sempre il solito. Nel karate Shotokan, come sapete voi shotokanisti che mi seguite, bisogna sempre tornare per forza sulla famosa X. Quindi, allora, cos'è che cambia? Se uno non fa il passo, lo fa a mezzo, lo fa addirittura intero, qualcosa deve tornare, cioè i conti devono tornare. Cos'è che poi aggiusta l'embusee? Questo lo saprete meglio di me, è sempre solo il salto. Ecco perché è fantastico questo kata, c'è molta acrobazia e questa acrobazia torna bene molto per far tornare l'embusee. Chiaramente se si sta sul posto, il salto deve essere quasi sul posto, quindi secondo me un po' difficilino. Se invece si fa il mezzo passo, il passo intero, chiaramente, come tutti sapete, bisogna fare un salto addirittura andando indietro, come è descritto nel grandissimo libro, la Bibbia, io la chiamo così, del karate, del famoso Nakayama, dove fa vedere proprio i due piedi che da una posizione fa il salto e torna dietro quasi di un passo, perché si va avanti di un passo prima. È un po' un qui pro quo che oggi spero di aver risolto. Comunque andiamo alle conclusioni. Amici del Tempio, siamo arrivati alla fine di questo video. Chiaramente oggi ho fatto un video assolutissimamente non storico, ma molto molto tecnico e importante. Come altri due video che ho fatto, vi lascio il link in descrizione, del kata Unsu e del kata Cintè, dove ho messo un po' di pepe, quindi tanti mi hanno scritto, risposto, anzi siete stati dei grandi, mi ha fatto molto piacere che ognuno ha la sua opinione, questo è il bello del karate. Anche in questo video vi ho messo una particolarità di un passaggio che forse qualcuno lo dava per scontato oppure qualcuno non si è accorto magari che c'è queste tre versioni di poter fare il kata Enpi. Iscrivetevi al canale, fatemi sapere o lasciate commenti sempre positivi e allenatevi e ripassatevi il kata. Ciao dal Tempio Massimo, ciao!